Bene, un saluto a tutti coloro che si sono collegati con Maco TV perché abbiamo un incontro molto interessante con il dottor Paolo Regi, specialista in chirurgia di epatobiliopancreatica. Dal 2010 aiuto del professor Pedersoli presso l'ospedale Pedersoli di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Abbiamo questa fortuna, caro dottore, di poterla interpellare, non mancherà di farlo nuovamente. E le chiediamo con molta gentilezza se lei ci può dare un piccolo così saggio della sua professione molto specifica e anche molto interessante. Grazie, salve a tutti. Sì, la chirurgia epatobiliopancreatica è una chirurgia di nicchia non distribuita a livello capillare sul territorio nazionale e questo fondamentalmente perché è gravata da complicanze e anche da mortalità che sono in genere tra le più alte in assoluto. È per questo che diciamo, rappresenta un po' lo spauracchio per tanti chirurghi che si cimentano senza grossa esperienza nell'affrontare più che altro quelle che sono appunto delle complicanze che possono essere serie e che vanno gestite con molta attenzione. Per cui nel corso degli anni il fenomeno a cui abbiamo assistito è stato quello di vedere casi sempre più convogliati verso centri ad alto volume che negli anni avevano, cominciando prima, maturato un'esperienza maggiore e quindi avevano ottimizzato i risultati per questi pazienti. Perfetto, dottore. Io vederla qui alla Scuola Ipiceno, ma ancor meglio del Medical Center, questo poliambulatorio, ovviamente mi fa molto piacere. Come mai è arrivato, diciamo, in questo territorio che noi chiaramente viviamo, ma non sempre abbiamo queste attenzioni? Come ci è arrivato, dottore? Avrebbe da dirci qualcosa? Certo, ci sono arrivato fondamentalmente per due motivi, anzi tre. Il primo è stato che, un po' come ho fatto anche in Abruzzo, io sono abruzzese, volevo creare per le Marche un ponte di competenza territoriale su questa che è una branca, appunto, come dicevo, di nicchia. Il secondo motivo è stato una necessità che ho sentito forte da qualche anno a questa parte, ovvero quella di creare un network, una rete di collaborazione con quelli che sono i tanti specialisti, tantissimi specialisti che rappresentano un'eccellenza nel territorio marchigiano come in tutte le altre regioni d'Italia, che possono avere possono sentire l'utilità di avere un contatto diretto con qualcuno che possa, dal punto di vista chirurgico, prendersi carico del completamento di quel piano di servizi e di iter diagnostico-terapeutico per il paziente, che magari può, diciamo, essere appunto fornito da quella che è la nostra storia e la nostra competenza in materia. Il terzo motivo è stato, devo dire la verità, legato alla conoscenza di Giuseppe Annibali, che è il titolare della Medical Center, che ci ha cercato direttamente, chiamando su a Peschiera, e che ho conosciuto perché c'era già un pronto operatorio in Abruzzo. E dopo una breve chiacchierata, un po' per il suo vissuto e un po' per le sue motivazioni che vanno al di là dell'imprenditoria, ha saputo convincermi. Effettivamente mi sono lanciato in questa nuova esperienza marchigiana sperando che porti bene. Bene, dottore, molto lusinghiero e peraltro mi permetta di considerare questa sua presenza interessante, ma soprattutto molto sociale, perché ahimè diciamo, l'indigeno, la persona del posto, del territorio, spesso deve migrare, deve andare in territori diversi, con non pochi sacrifici. Quindi vederla qui significa poterla rivedere sempre, magari in maniera categorica, periodica, e a tal proposito chiederle, dottore, possiamo continuare a chiederle informazioni da dare alla gente che sicuramente ne prenderà beneficio? Assolutamente sì, lo scopo di questa mia collaborazione con il Medical Center sarà caratterizzato da una frequenza più o meno mensile per le visite ambulatoriali, ovviamente tenendo conto dell'urgenza e delle problematiche delle persone, e infatti insomma, fornirò a quantomeno l'indirizzo mail per chiunque avesse bisogno di comunicazioni urgenti, che non possono essere gestite appunto ambulatorialmente una volta al mese. E niente, poi per il resto sarà mia somma gioia fornirvi, diciamo, darvi la disponibilità per ulteriori incontri e per trattare piano piano quelle che sono un po' le problematiche più comuni nell'ambito dell'epatobiliopancreatica,
In questa occasione faremo un'introduzione un po' su quello che è la nostra esperienza e il nostro centro. Beh, dottore, guardi, facciamo così, se lei conviene. Questo primo incontro per me è stato eccellente. Rincontrarla nuovamente, magari con qualche notizia specifica della sua professione, qualche notizia da poter divulgare ai nostri amici, potrà essere un ottimo presupposto per dare veramente informazione. Quindi io mi riprometto di rincontrarla da qui a breve per poter aprire, chiamiamola, una piccola rubrica dove sicuramente molti ne prenderanno piacevolmente atto. Che ne dice? Ma molto volentieri, vi aspetto tutti, numerosi. Quindi, dottor, io la ringrazio a nome di tutti e le auguro veramente un buon lavoro. Grazie, altrettanto. Arrivederci.